Benvenuti a un nuovo appuntamento con Tweet of the Week. Io sono Stefano, la voce di AW Italian Podcast, e anche questa settimana sono qua per parlarvi dei 5 tweet più interessanti che abbiamo trovato intorno al mondo della All Elite. Vi ringraziamo intanto per le tante segnalazioni di tweet, alcune sono arrivate in tempo, alcune no, alcune invece sono arrivate ma non sono state selezionate. Poco importa, continuate a mandarci i vostri tweet, noi purtroppo dobbiamo fare una selezione, quindi non può essere inserito tutto quello che ci viene mandato, altrimenti non sarebbe una selezione e soprattutto non sarebbero 5 tweet ma sarebbero tipo 20 e la cosa non si può fare. Bando alle ciance, vediamo qual è stata la nostra classifica, partendo ovviamente dal quinto tweet, ed è un tweet particolare di Britt Baker che, in risposta alla richiesta da parte dello shop dell'AEW di chi vorreste vedere una prossima maglia, Britt Baker dice di Riba ovviamente, e noi appoggiamo questa richiesta di Britt Baker e diciamo perché no, una maglia anche per Riba. Al quarto posto invece c'è Alex Reynolds che vede una foto vecchia di Lance Storm e di Chris Jericho, i quali proprio in questi giorni stanno festeggiando i 30 anni di carriera nel pro wrestling, ovviamente carriera iniziata insieme e praticamente portata avanti su linee parallele per tantissimi anni, e ovviamente dice lui, Alex Reynolds, io e Silver dovremmo fare, diciamo, a tributo di questi due, una foto che è uguale a questa che hanno postato proprio i due idoli che fanno il trentennale. E chissà, magari proprio questi due che abbiamo scoperto aver iniziato a una settimana di distanza uno dall'altro, anche Alex e Reynolds fra qualche anno potranno festeggiare insieme a noi i 30 anni di carriera. Al terzo posto, quasi a farlo apposta, c'è proprio Silver, il quale nota uno strano tweet da parte della All Elite. La All Elite infatti mette una foto del buon John Silver e scrive una cosa che può essere assolutamente interpretabile, cioè dice i muscoli del più piccolo o i più piccoli muscoli, insomma una cosa un po' strana, una frase che può essere interpretata sia come lui è basso ma ha dei grandi muscoli, oppure lui è uno che ha dei bei muscoli anche se sono piccoli muscoli. E quindi lui giustamente fa un tweet in cui dice non so bene se prenderlo come un complimento oppure no, e non ha tutti i torti. Al secondo posto invece vediamo qualcuno che ha scelto di prendere 3 foto di pestaggi, alcuni degli ultimi pestaggi avvenuti in AEW. Sappiamo che tra risse e pestaggi è un lavoro sempre molto molto complesso quello dell'AEW, e alla fine di questi pestaggi c'è quasi sempre chi è riuscito a uscirne vincitore dal pestaggio, che guarda, tira su la testa di quello che è stato pestato, ed è molto interessante perché ovviamente il tizio che ha fatto la raccolta di queste foto ha scritto io le vedo un po' come delle immagini un po' troppo, diciamo così, dettagliate di alcuni santi martoriati. E come dargli torto anche a lui, insomma, questi santi sarebbero stati veramente martoriati, picchiati mica poco. Al primo posto invece è MJF. Un ragazzo twitta un disegno che un suo amico gli ha fatto per il compleanno e dice lo voglio condividere con lui, MJF, perché questo disegno ritrae proprio Maxwell. Maxwell guarda il disegno e dice ho il tuo amico cieco oppure assolutamente non ha talento per queste cose. Il disegno forse non era bellissimo, di sicuro l'educazione di Maxwell si fa un po' desiderare, ma insomma è il suo personaggio e forse anche la sua persona. Lo scopriremo solo vivendo, così come scopriremo solo vivendo quali saranno i prossimi tweet che potrete vedere in questo Tweet of the Week. Voi continuate a segnalarceli, noi continueremo a metterli in ordine, nell'ordine dei 5 migliori della settimana. Grazie davvero di cuore, io sono Stefano, la voce di AEW Italian Podcast, noi ci risentiamo alla prossima.